Chiedigli perché Alain Delon, gliel'ha mai spiegato perché Alain Delon ha detto di no? Tra l'altro questa è la prima volta che scriveva una sceneggiatura, perché sì, lui non le ha mai scritte le sceneggiature. Cioè, prima di scrivere questa sceneggiatura lui si è incontrato con Alain Delon. Anche Alain Delon aveva promesso di fare un film insieme con lui, solo che dopo finita la sceneggiatura, Alain Delon ha letto e ha deciso di non accettare questo ruolo. E neanche lui non sa perché. Perché non se lo ricordava più bene. Però sembra che gli abbia regalato il cappello che metteva quando ha fatto Samurai, no? Cappello, la pistola. Chiedi se era la storia della pistola. Non ha finito ancora. Ah, okay. La seconda Mà, 這個 Johnny Holiday 未去過香港又不知道戲做什麼，那他會很辛苦，或者很什麼。還有這個戲本身當時寫出來的時候已經是有劇本，是因為我們其實阿倫迪龍是一個我很喜歡的偶像，其實我很想跟他拍這部戲，所以我才寫個劇本出來，平時是不會寫的。 Quando fa un film non scriveva una sceneggiatura, solo che questa sceneggiatura era stata scritta proprio per Alain Delon, solo che lui non ha accettato, quindi. E poi per Johnny Holiday, comunque lui non conosceva Hong Kong, tutto questo film è girato a Hong Kong, quasi. Cioè non conosceva niente Hong Kong, non ha mai messo i piedi in questa terra, quindi davvero l'ho scritto perché così almeno lui capisce un po' di meglio, sa cosa si tratta la storia, cosa si tratta il film. Dobbiamo sapere della pistola e del cappello, la pistola e il cappello. Tu sei un manarello che ti ha molto mai, cioè se Alain Delon è vero che ha regalato la sua pistola a Johnny Hallyday. Se può all'antarlo, ma cioè come ho avuto un dinero, cioè come ho avuto un dinero, cioè come ho avuto un negli anni 70, 80, tipo Alain Delon portava sempre una pistola, un cappello, portava la pistola, e quindi a lui è rimasta questa immagine, un'impressione molto.